Allora, demodulatori, la demodulazione della M convenzionale l'abbiamo appena vista. Vediamo come si possono demodulare gli altri formati di modulazione di ampiezza che abbiamo osservato finora. Bene, abbiamo detto che se viene immesso un tono pilota, un metodo molto semplice è fare un filtro passabanda a banda molto stretta che estrae il tono pilota. Da lì recupero la portante e faccio una demodulazione coerente moltiplicando il segnale ricevuto per un coseno, e quindi so come si fa, e filtrando passo a passo. Che succede però se io voglio demodulare una modulazione in cui il tono pilota non c'è, come la DSB? Quella senza portante, come si può fare? Bene, esistono varie soluzioni e una delle più semplici è questa. È vero che non c'è una componente continua nel messaggio e quindi non c'è nessuna delta attorno a FC, ma io la posso creare in maniera artificiosa prendendo il segnale e facendolo in quadrato, cioè MDT a media nulla. Se poi non c'è componente continuo in MDT, tuttavia M4DT non ha media nulla, anzi M4 è il valore quadratico medio e di M4, questa è proprio la potenza. Quindi il segnale M4DT certo che ha una componente continua ed è proprio la potenza del messaggio stesso. Quindi io posso crearmi questa frequente delta a frequenza FC in maniera artificiosa elevando al quadrato il segnale, e sulla base di questo, di questa idea, sta il demodulatore anello quadratore. Il segnale ricevuto RT, che nel caso di modulazione DSB-SC ha l'aspetto di portante, messaggio e coseno, certo poi c'è anche il rumore, ma per adesso lo trascuriamo, va in ingresso a un blocco che fa il quadrato, ok? Lo eleva al quadrato. Quindi trascurando il rumore qui abbiamo AC quadro, M quadro, cosen quadro. Ripeto, quello che ho scritto prima è solo per dare un'idea di come posso creare una componente continua e quindi dove posso andare a cercare. Basta che faccia il quadrato del messaggio, del segnale, perché se faccio il quadrato del segnale ho a che fare con la potenza, la media è la potenza, e quindi ha un componente continuo il messaggio al quadrato ed è proprio la sua potenza, e la posso estrarre con filtro passabanda a banda molto stretta. E allora faccio proprio questo: prendo il segnale ricevuto, ne faccio il quadrato e ottengo questo oggetto escludendo il rumore. Il coseno si può scrivere come 1 più coseno del doppio diviso 2. Scusate, qui chiaramente c'è anche la fase aleatoria introdotta al canale, che è proprio quella che vorrei stimarmi. Dicevo, il coseno lo scrivo come 1 più coseno del doppio diviso 2, lo mando in ingresso a un filtro passabanda, a banda stavolta 2FC, scusate, a centrata attorno alla frequenza 2FC, e quindi di questo cosa inquadro il termine un mezzo non passa perché sta a frequenza 0, il termine invece coseno del doppio della frequenza passa perché sta a frequenza 2FC, e questo è un filtro passabanda centrato a frequenza 2FC. Di conseguenza qui avremo
AC quadro mezzi, e vediamo cosa metterci. Questo filtro però, siccome deve estrarre proprio la componente continua, in questo caso la tono portante, che sta a frequenza 2FC, deve essere un filtro a banda molto stretta. In questo caso prenderà la componente continua di questo oggetto, cioè il valore quadratico medio del messaggio, che si chiama potenza. Ok? Ripeto, questo messaggio non ha una delta di Dirac a frequenza FC, non c'è un tono pilota qui. Se ne faccio il quadrato, questo messaggio qui avrà due delte, una a frequenza 0 e una a frequenza 2FC. Il modo per estrarle l'abbiamo già visto, è un filtro passabanda a banda molto stretta. Se lo faccio attorno a frequenza 2FC, prendo proprio la portante che mi serve. Tuttavia adesso la frequenza della portante è 2FC, la fase è 2F, a me invece serve la portante. Cosa posso fare? Bene, esistono circuiti che riescono a fare facilmente questa operazione, si chiama divisore di frequenza. Diviso 2 e l'uscita è proprio il tono portante che voglio utilizzare per fare la modulazione coerente. Chiaramente c'è un po' di rumore residuo e ho chiamato l'uscita, la componente di rumore è l'uscita del in realtà il rumore trascuriamo per adesso, ok? Lo sto trascurando perché non era corretto metterlo come somma, perché qui c'è un quadrato, qui ci sono anche termini misti. Quindi in assenza di rumore l'anello quadratore funziona in questa maniera: se il rapporto segnale rumore è molto elevato, il contributo di rumore al quadrato e i termini misti contano poco, l'anello quadratore continua a funzionare. Se poi il rapporto segnale-rumore è troppo basso, chiaramente le prestazioni del demodulatore peggiorano. Va bene? Voglio solo farvi notare una cosa, che è la piccola difficoltà di questo schema e che è poi quella di comune a tutti quanti gli schemi che fanno un filtro passabanda a banda molto stretta a frequenze elevate, è che è proprio difficile fare un filtro passabanda a banda molto stretta a frequenze elevate, perché se immaginate questo filtro passabanda debba avere una banda di, che vi devo dire, dico un numero, 100 Hz. Ma la frequenza portante è di 1 MHz, in questo punto qui sta 1 MHz, questa risposta in frequenza del filtro è praticamente uno spillo, ha banda frazionale piccolissima perché è ampia 100 MHz, 100 Hz su una portante di 1 MHz, quindi è strettissimo, è difficile da fare. Non solo, se lo fate a banda troppo stretta e la frequenza portante, che è nota in ricezione, ma è nota solo con un certo livello di approssimazione, perché chiaramente tu hai un oscillatore locale che sta lavorando a frequenza, dico un numero, 1 MHz,
ma l'oscillatore locale può produrre una certa funzione sinusoidale a frequenza 1 MHz più un certo errore. Anche se l'errore è piccolissimo, 1 su 100.000, 1 su 10.000, quindi 10 a meno 4. 10 a meno 4 di 1 MHz sono 100 Hz. Qui rischiate, voi fate un filtro passabanda, anche se riuscite a fare così stretto, che è centrato a una certa frequenza, ma il segnale portante sta qui, perché una virgola più a sinistra, una virgola più a destra, voi lo perdete. Qui alle volte, insomma, fare questo circuito si può fare, ma non ha prestazioni eccezionali. Per evitare di perdere il messaggio devo allargare un po' il filtro passabanda, ma se allargo un po' il filtro passabanda, qui non c'è proprio la potenza del messaggio, ma c'è una componente residua che può dar fastidio. Come fare a avviare a questo problema? Bene, si può aggiungere un altro stadio all'uscita dell'anello guardatore, cioè dopo questo filtraggio qui, e cercare di qui rigenerare la sinusoide. Questo contributo qui tramite un circuito che si chiama PLL. PLL sta per Phase Locked Loop, quindi loop, cioè anello all'aggancio di fase. È un circuito che in elettronica è ben noto, noi lo guarderemo soltanto dal punto di vista di alto livello, quindi molto superficialmente. Segnale ricevuto. Fatemi fare di nuovo l'analisi in assenza di rumore. Poi in presenza di rumore le cose andranno un po' peggio, ma se il rapporto segnale rumore è sufficientemente elevato, tutto funziona. Quindi qui abbiamo A con C, M di T, coseno. Quadrato. Filtro bassa banda. A frequenza 2FC. Stretto, ma non così stretto. L'uscita è qualcosa del tipo a C mezzi, I con M, che abbiamo detto coseno di 2π greco di 4π greco FC T più F. E poi ci sono più altri termini, che è il rumore che è sempre presente, più il termine di segnale che non viene filtrato al filtro passabanda a banda molto stretta, perché il filtro passabanda a banda molto stretta fa passare il tono, che è questo qui, ma poi c'è anche l'altra componente. Per adesso trascuriamola e vediamo come funziona il PLL. È uno schema molto semplice che vedremo poi più in dettaglio in là quando faremo le modulazioni angolari, che prevede un loop fatto da due blocchi, un filtro passo a basso, che è un filtro che sta al centro del loop e per questo si chiama loop filter, e un oscillatore controllato in tensione che si chiama voltage controlled oscillator, UCO, oscillatore controllato in tensione. L'uscita viene rimandata all'ingresso e chiude l'anello. Vedremo che aspetto all'uscita, ma uscirà un seno. Se a me serviva un riferimento importante tipo coseno, ci metto uno sfasamento del pi greco a mezzi.
e poi il divisore di frequenza. Quello che abbiamo in uscita è il riferimento importante che posso utilizzare per fare il demodulatore corrente, il ricevitore corrente, da utilizzare per ricevere il segnale DSB. Ok? Andiamo a vedere come funziona questo PLL. Il PLL è questo oggetto qui, ok? Tutto quello che sta qui dentro. Per capire come funziona dobbiamo definire il VCO. Il VCO è un oscillatore controllato in tensione, di conseguenza l'uscita è un tono sinusoidale con una certa ampiezza V e una certa frequenza, in cui la fase di questo oscillatore varia a seconda di come varia l'ingresso, quindi l'ingresso controlla la fase dell'oscillatore. Se l'ingresso lo chiamo VDT, l'uscita ha questo aspetto, quindi l'uscita è il seno, questo qui, che va in ingresso qui lo sfasamento e poi la frequency divider e così via, ma lo vedremo dopo, ma soprattutto l'uscita viene retroazionata e mandata in ingresso di nuovo. L'uscita ha questo aspetto, è una sinusoide in cui l'argomento viene controllato dall'ingresso, viene fatto lavorare attorno a una frequenza FC cappuccio, che potete aggiustare voi, è la frequenza iniziale, e questo termine qui, che è la deviazione di frequenza di fase rispetto a questo termine, è l'integrale dell'ingresso. Ok? Andiamo a vedere che aspetto ha adesso il segnale qui in ingresso al filtro passo a basso e di conseguenza che aspetto ha VDT. Prima di farlo vi voglio solo però far notare che cambiando VDT posso cambiare fase e frequenza di questo segnale. Infatti supponete che l'ingresso VD tau da un certo t con 0 in poi diventa costante. Allora questa integrale la potete scrivere come integrale fra meno infinito e t con 0, che fa un numero, più l'integrale da t con 0 in poi. Ma l'integrale di qualcosa per una che è costante fa quella costante per il tempo. Ma costante per tempo messa all'interno di un seno ha questo stesso significato, costante per tempo, poi quella costante è una frequenza che si va a sommare qua e gli cambia la frequenza. Quindi cambiando l'ingresso posso cambiare la frequenza dell'oscillatore. Se poi l'ingresso va a zero e va a zero a un certo istante di tempo t con zero, da lì poi fa zero, l'integrale fino a t con zero è una costante e poi l'integrale da t con 0 in poi fa 0 perché l'ingresso fa 0. Quella costante che è rimasta è un numero costante che è la fase. A seconda di quando questo
ingresso smette di essere diverso da 0 e comincia a essere uguale a 0, cioè l'istante in cui diventa 0, controlla questa fase qui. E quindi posso anche cambiare la fase. Insomma, cambiando l'ingresso si cambia sia la frequenza che la fase. Il principio è che ritrazionando utilizzo l'ingresso come errore rispetto alla fase e alla frequenza che voglio tracciare, che voglio inseguire. E questo oscillatore si aggiusterà fino a che non riesce a agganciare la frequenza e la fase del segnale d'ingresso. Ok? Supponiamo, fatemi chiamare questo oggetto per praticità 2F cappuccio, e quindi è la fase che io voglio estrarre. E supponiamo che F cappuccio C sia andato il, che il VCO, che il DLL stia già l'aggancio avvenuto di frequenza. Quindi l'ingresso è variato fino a che non ho agganciato la frequenza, oppure ce l'ho portata io quella frequenza perché la conosco, quindi faccio già lavorare attorno a quella frequenza. Il mio obiettivo, ricordatevi, è estrarre la fase. Quindi l'aggancio avvenuto di frequenza, quando rimane ancora estimare soltanto la fase, fatemi chiamare tutto questo oggetto F cappuccio. Allora, vediamo che aspetto ha il segnale qui in ingresso al filtro passa basso, fatelo chiamare YT, non lo scrivo qui perché il grafico comincia a essere un po' pieno. Bene, YT è il prodotto fra un seno e un coseno, e quindi lo posso scrivere come seno della somma e seno della differenza. In particolare, YT può essere scritto in questa maniera: un mezzo seno della somma, quindi AC AV quarti I con M seno di 8 Y FCT più Φ cappuccio più Φ più seno della differenza. Scusate, 2F e 2F cappuccio. Quindi ricordatevi che la costante di fase non è F ma è 2F perché è l'uscita dell'anello quadratore. Quindi questo è AC, non è quadrato? Sì, è AC quadro. Hanno questo tutti quanti termini costanti, va bene? Prodotto fra un seno e un coseno lo scrivo come seno della somma e seno della differenza. Questo va in ingresso al loop filter del PLL, e nel loop filter, cioè il loop filter in questo caso è un filtro passo a basso, quindi VDT lascia passare soltanto questo termine qui. Qui sarà il guadagno del filtro, una costante C per AC quadro AV quarti I con M seno della differenza. Per praticità fate chiamare tutto questo blocco A'. Questo è un 8 perché ci sta un termine a 4FC e un altro termine a 4FC, siccome li vado a sommare è 8. Ok? Intanto vedete, questo termine in ingresso al VCO si azzera quando le due fasi sono uguali,
quando è arrivato l'aggancio di fase, l'ingresso si azzera, VDT, l'integrale smette di aggiornarsi, rimane costante al valore che volevo stimare. In realtà quindi posso anche fare un'approssimazione, e cioè il seno di x è circa uguale a x quando questa grandezza è piccola, quindi questo è circa uguale ad a', a 2', φ meno φ, φ cappuccio meno φ, ad aggancio di fase avvenuto. E quindi l'ingresso al VCO è proprio l'errore di fase. Il vantaggio di questo oggetto è che posso permettermi anche qui un filtro passabanda a banda non troppo stretta, ci sarà un termine residuo qui di errore, ma questo termine viene attenuato dal filtro prodotto con questo, con la, dell'uscita che è retrazionata, e dal filtro passa a basso. E non solo, ma il PLL riesce a inseguire piccoli drift di fase e piccoli drift di frequenza, cosa che invece il filtro passabanda a banda molto stretta non riesce a fare, perché mentre può inseguire piccoli drift di fase, perché io estraggo proprio la fase, non può inseguire piccoli drift di frequenza, perché se la frequenza si sposta di un poco esce fuori dalla banda passante del filtro, e allora devo fare la banda passante del filtro più ampia, ma in questo caso prendo anche il resto di segnale che dà fastidio. Invece così la, vedete, l'uscita è una nuova sinusoide rigenerata in cui l'ampiezza è costante. Qui l'ampiezza in realtà non è proprio P con M, ma è il messaggio filtrato questo filtro passabanda, quindi c'è una leggera modulazione di ampiezza qui, mentre invece l'uscita del VCO è una sinusoide punita, rigenerata. Se non avete domande, vediamo come si può fare in maniera furba, tra virgolette, il demodulatore DSB in maniera un po' più forma del demodulatore DSB SC, perché il demodulatore che vi sto proponendo finora è anello quadratore completato da un VCO, scusate, da un PLL, l'uscita è riferimento riportante e va in ingresso a un demodulatore standard, quindi moltiplica per un coseno, questo qui, e la moltiplicazione la facciamo come abbiamo visto, e il filtraggio passa a basso. C'è un metodo un po' più compatto? Sì, e si chiama loop di Costas. Essenzialmente il PLL viene inglobato nel ricevitore coerente, quindi nel demodulatore. Il segnale ricevuto sta qui, AC M di T coseno di 2π greco FCT più φ. Viene moltiplicato per un coseno e per un seno, ma il coseno e il seno sono l'uscita del VCO. Quindi qui c'è uno sfasamento di pi greco, mezzi. Poi
Quindi questo è il ramo in fase del modulatore, questo è il ramo in quadratura, qui arriverà il coseno, quindi scusate lo sfasamento, lo devo mettere di sopra. Perché nella nostra convenzione il VCO da fuori, da luogo a un seno, l'abbiamo espresso. Filtro passa a basso. Filtro passa a basso. Qui abbiamo il loop filter, che è un filtro passa basso a banda molto stretta. E qui abbiamo la moltiplicazione fra chi? Fra l'uscita e due rami. Vediamo perché questo schema dovrebbe riuscire a implementare il demodulatore. L'uscita del VCO si chiama AV seno di 2π greco FC T più 2π greco KV integrale da meno infinito e t di v di tau di tau. E ci metto anche, prendo l'ampiezza av come radice di 2, perché nel demodulatore abbiamo sempre messo radice di 2 seno e radice di 2 coseno, quindi scegliete un'ampiezza pari a radice di 2. Qui c'è la frequenza f cappuccio che all'aggancio avvenuto è circa uguale alla frequenza della portante. E questa invece è la fase stimata. Va bene? Quindi come vedete, se questa è l'uscita del VCO, che è la stessa di prima a parte il doppio della fase, è semplicemente un tono sinusoidale a frequenza FC e fase Φ cappuccio, in genere differente dalla fase Φ che io sto cercando di stimare. La fase Φ introdotta al campo. Quindi sul ramo in quadratura arriva radice 2 seno, sul ramo in fase arriva, grazie allo sfasamento del π greco mezzi, radice 2 coseno. Quindi quello è proprio un demodulatore. Tuttavia Φ cappuccio e Φ non sono uguali, e quindi qui avremo AC su radice 2 m di t coseno della differenza delle fasi, perché quando faccio il prodotto di coseno a coseno ho coseno della somma e coseno della differenza, e qui sotto avremo AC su radice di 2 m di t seno della differenza, perché quando faccio il prodotto di seno e coseno lo posso scrivere come seno della somma che non fa, passa il filtro passa a basso, e seno della differenza quindi è Φ cappuccio meno Φ. Ok? Fin qui non ho fatto altro che riportare l'uscita del ramo in fase e del ramo in quadratura nel demodulatore quando il riferimento di fase è Φ cappuccio, mentre la fase vera è Φ, cosa che abbiamo già fatto qualche giorno fa quando abbiamo introdotto il ricevitore corrente e quello incoerente. Abbiamo visto che quando il riferimento riportante è la fase sbagliata,
qui non avete il messaggio, ma il messaggio per il coseno della differenza delle fasi, e qui avete non 0, ma il messaggio per il seno della differenza delle fasi. E quindi quando andate a prendere questa uscita, e la vostra fase stimata del vostro oscillatore locale non è uguale alla fase vera introdotta al canale, il coseno della differenza delle fasi è un numero minore di 1, e quindi avete una diminuzione della potenza del messaggio utile. Al limite potete addirittura annullare se fase dello oscillatore locale φ cappuccio e fase del contenuto del messaggio φ nel segnale sono a π mezzi l'uno rispetto all'altro. Per capire invece come fa ad aggiustarsi in maniera automatica, dobbiamo guardare il segnale y e il segnale v. Guardiamo il segnale y. Y e t è il prodotto fra questi due, e cioè a c mezzi messaggio coseno e a c mezzi messaggio seno. Ma seno coseno, due volte seno coseno è seno del doppio, ok? Seno è 2 alfa è 2, seno alfa coseno alfa. Quindi questo uscita y e t, che è il prodotto di seno e coseno, si può scrivere in realtà come due volte, che semplifica con, scusate, a c quadro mezzi per un mezzo, quindi a c quadro quarti, messaggio al quadrato seno di due volte φ cappuccio meno φ. Ma questo è proprio l'oggetto y che avevamo qui, o quasi, perché c'è il messaggio al quadrato. Ma se il filtro passa a basso, qui è a banda stretta, l'uscita V di P sarà una versione filtrata di questo, ma prenderà il valore, la componente continua di questo oggetto qui, cioè la potenza. E quindi V di T è esattamente l'ingresso che avevo prima. Come vedete, V di T sta guidando il VCO, e la guida del VCO è chiaramente per una costante che sarà il guadagno del filtro, quello che sia. Come vedete, il VCO è guidato dal segnale VDT, e VDT è funzione dell'errore di fase. Quando state vicini alla fase vera, seno della differenza delle fasi si può approssimare con la differenza delle fasi, e quindi è proprio l'errore di fase che guida il VCO. Quando l'errore di fase si annulla, l'ingresso VDT fa 0 e il VCO smette di aggiornare la fase, e quindi rimanete agganciati alla fase vera. Se non ci sono domande, abbiamo 6 minuti per descrivere, per chiudere questo capitolo, descrivendo due applicazioni utili. Che sono? L'FDM. Dove FDM sta per Frequency Division Multiplexing. E quindi abbiamo solo il ramo in fase. Prego? Quindi quando poi si annulla abbiamo solo il ramo in fase. Sì, andate a recuperare soltanto il ramo in fase, perché quando le due fasi sono uguali, qui avete il coseno a 0 e avete il messaggio come vi aspettate, e qui avete il seno a 0 e avete 0 come vi aspettate. Per cui prendete questa uscita. Le modulazioni, cosa possono essere? Prego. Multiplexing. In realtà FDM, FDMA.
in questo caso è frequency division multiple access, accesso multiplo a divisione di frequenza, mentre invece questo è multiplexing a divisione di frequenza. Di che stiamo parlando? Le modulazioni servono proprio a questo, a condividere le risorse. In genere il canale non ha banda molto piccola che consente l'accesso soltanto a un utente, a un messaggio. In genere il canale è molto ampio in banda e consente l'accesso a molti segnali. Come si può utilizzare in maniera efficiente quel canale? Bene, basta fare tanti modulatori centrati a frequenze differenti in modo da occupare tutta la banda libera del canale. In questa maniera posso trasmettere K messaggi, il messaggio M1, e lo mando in ingresso a un modulatore che lavora a frequenza FC1 e anche fino al messaggio K, che viene modulato da un modulatore che lavora a frequenza FC con K. In frequenza stiamo dicendo questo. Qui c'è FC con 1, FC con K, mando un segnale qua, uno qui e così via, ognuno ha la sua banda W2W, quello che sia. In questa maniera sul canale vanno simultaneamente tutti quanti i messaggi, quindi sono sovrapposti nel dominio del tempo. Tuttavia sono chiaramente distinti nel dominio della frequenza, perché se ogni messaggio ha banda W e le frequenze sono spaziate per più di W, allora in frequenza sono completamente separate e posso separarli in ricezione utilizzando altrettanti demodulatori centrati alle rispettive frequenze. In questa maniera si dovrebbe capire il concetto, l'acronimo FDM, Frequency Division Multiplexing. In realtà si chiama multiplexing se questi K messaggi sono mandati tutti allo stesso trasmettitore, quindi un unico trasmettitore che manda K messaggi. Se invece questi sono K messaggi mandati da K trasmettitori differenti, K utenti differenti, allora in genere ci si riferisce a questo schema come Frequency Division Multiple Access, quindi accesso multiplo. Multiplex è quando è un trasmettitore che manda questo multiplex di segnali. Multiple access è quando è un accesso multiplo, quindi ci sono K utenti e quindi quegli M con K messaggi sono M con K messaggi di K utenti differenti. La cosa, quindi quadrature carrier modulation. Ok? Avete visto che possono utilizzare entrambi i rami del modulatore per mandare in maniera efficiente, e quando parlo in maniera efficiente intendo efficiente in banda, un messaggio informazionale a banda W. La tecnica è l'SSD. Ricezione, avete visto bene come si fa, si moltiplica per radice 2 coseno e meno radice 2 seno e si picca passo a passo. E questo è lo schema del modulatore che avete visto più e più volte. Ora, come vi dicevo, potete utilizzare questo schema o per trasmettere un segnale informazionale MDT a banda W, in questo caso utilizzerò questo modulatore in questa maniera, mando qui MDT,
qui ci manda una sua trasformazione, quindi dipende da M, quindi non è informazionale, M cappuccio di T, la trasformazione di Hilbert, e qua ricevo M di T, M cappuccio di T, la sua trasformata di Hilbert. Questo formato di modulazione si chiama SSB, è più efficiente da DSB perché ha singolo segno in banda, e sto utilizzando una porzione di banda W per mandare un messaggio informazionale a banda W. Per far questo devo utilizzare entrambi i rami del modulatore, ma sul secondo ramo mando una funzione del primo, e quindi questo qui non è informazionale. Se hai questo, hai anche questo. E quindi che funzione di porta? E come mandare 2 è una funzione deterministica di 2. Il coseno. Se hai 2 è anche il coseno. Se hai il coseno è anche il 2. L'alternativa, quadro, cercare modulation, è mandare 2 messaggi indipendenti, chiamali M1 e M2, su 2 rami del modulatore, e ricevere quindi qui 2 messaggi indipendenti. In questo caso sto utilizzando il canale impiegandolo su una banda 2W, ma sto mandando 2 messaggi informazionali, ognuna banda W, M1 di T ed M2 di T. Stavolta uno non è funzione dell'altro. Sto utilizzando il doppio della banda, ma sto mandando anche il doppio dell'informazione. Quando faccio in questa maniera è come se stessi utilizzando il canale con un accesso multiplo, perché sono 2 messaggi indipendenti che accedono al canale, lo utilizzano e vengono divisi in ricezione. Siccome sto sfruttando le 2 componenti, quella in quadratura, in fase in quadratura, questo formato si chiama quadro cercare, questa tecnica si chiama quadro cercare la modulation. E infine un'applicazione la più rinomata delle modulazioni AM è la trasmissione in broadcast radio, la radio AM. In cui avete portanti spaziali di 10 kHz che vanno da 540, 550, 560 fino a 1600 kHz. La banda di ogni canale è ampia 5 kHz. E quindi c'è anche una sufficiente spaziatura tra un canale e l'altro. In trasmissione il trasmettitore fa, fra virgolette, un po' più di fatica perché deve trasmettere una potenza maggiore, perché deve anche dare un tono pilota. In ricezione i ricevitori sono tanti, perché la M Broadcasting, quindi c'è un unico trasmettitore e tanti ricevitori, milioni di ricevitori, sono tutti molto semplici perché si può fare l'M Drop Detector, oppure sue versioni leggermente più complesse. Il ricevitore si chiama super eterodina, ma è sempre un parente stretto dell'M-Drop Detector. Comunque un ricevitore incoerente.